Guardiacaccia di sopra, viveva al limite tra i confini, tra il regno della Chiesa, e ha creduto di combattere, ha combattuto contro, per difendere l'ultima speranza per mantenere un regno. Prendeva ordini direttamente da Francesco II e da Maria Sofia Gaeta, purtroppo non ce l'ha fatta. Quel signore che dico io, che ha scritto queste memorie, molto probabilmente faceva il doppio gioco. Cioè, ufficialmente stava con Cavour, probabilmente sarebbe andato ai francesi. Perché nel racconto, perché lì per questo, per esempio, nel racconto succedono cose strane che lui non riesce a giustificare. Però, visto da essere, io ho cercato di interpretare in questo modo. Quindi, cioè, sta meglio, ha fatto quello che ha fatto. Chiaramente, come uomo, aveva i suoi difetti. Gli piaceva, gli piaceva il generale, si chiama il generale, ma questo chi è che non è perfetto? Lui aveva questi difetti. Alla fine fu fucilato proprio da quelli che dovessi suoi alleati, da un generale francese e da questo Zimmermann che ha scritto queste memorie. Troppa storia per il ministero. Però ecco, a parte il fatto storico che sta in questo libro, voi vedete la descrizione di montagne, di sorgenti, di abitali, e quando lo traduci ma che mi sembra la Svizzera, cioè quei paesaggi montani inimmaginabili da queste Quella che parti. sono l'alto della Ha lavoro. distrutto anche questa dei Montesi, che per dare la caccia ai briganti incendiavano il bosco, tagliavano alberi per farsi spazio, per spartarsi comunque. Ha distrutto il paese anche fisicamente. E poi questi sono notizie che vengono fuori e poi questi sono notizie che fanno male.